In questo clima ferragostano, a Lanciano a tener banco è anche l'argomento sulle prossime elezioni amministrative, con una campagna elettorale pronta a scaldarsi, dopo la decisione dei partiti di centrodestra di scegliere quale candidato a sindaco della città. Filippo Paolini, già sindaco di Lanciano dal 2001 al 2011, che stava lavorando ad un polo civico. Avevamo messo insieme a alcuni amici al polo civico, un gruppo di liste civiche. Naturalmente avevo sempre auspicato che ci fossero anche l'adesione dei partiti, ma per evitare che il centrodestra andasse spaccato in una realtà come quella di Lanciano, dove in passato spesso siamo andati tutti insieme, per cui questo auspicio si è realizzato e siamo soddisfatti tutti quanti per quello che è avvenuto. Che Lanciano ritrova? Ma guarda, chi mi conosce sa che a me piace guardare avanti. Quello che è stato negli ultimi 10 anni saranno i cittadini a valutarlo nel momento nel quale andranno al seggio elettorale. Decideranno se mantenere in piedi un'amministrazione che per 10 anni, negli ultimi 10 anni, ha amministrato Lanciano, o se cambiare sapendo che ci sono persone con grande esperienza che vogliono tornare a mettersi in campo per la nostra città. Per cui il mio programma avrà come punto di riferimento Lanciano 2026, perché quello è l'obiettivo principale al quale noi guardiamo. Anche in passato ho corso con liste civiche e partiti. Nel 2006, chi se lo ricorda, avevo liste civiche e partiti, lo stesso nel 2001. Io penso che i movimenti civici siano una grande risorsa per la città, per il territorio e per la democrazia, perché ci sono persone che ritengono di voler condividere fondamentalmente le linee dei movimenti civici. Chiaramente dal punto di vista ideologico è naturale che noi sia orientati in un certo modo, lo abbiamo già fatto in passato e su quella linea rimarremo. Ora si può entrare proprio nel vivo della campagna elettorale? Sì, nel vivo della campagna elettorale, una campagna elettorale difficile, sicuramente difficile, nei confronti degli avversari abbiamo grande rispetto. Naturalmente ci rendiamo conto che le votazioni del 3-4 ottobre mettono nella condizione tutti quanti di dover gestire nel mese di agosto una situazione difficile. Ci sono persone in ferie, bisogna raccogliere le firme, bisogna fare tutta una parte amministrativa importante, però vabbè, il governo ha deciso così, per cui saltiamo le ferie e lavoriamo per prepararci al meglio per il 3-4 ottobre.